La prima documentazione della chiesa di San Michele risale agli inizi del 1200. Ciò significa che essa esisteva già prima della costruzione delle mura del castello. In circa 800 anni la chiesa è stata restaurata più volte. Completamente rifatta in occasione della consacrazione del 1788, l'edificio fu poi distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nelle carte più antiche, la chiesa era denominata Sant'Angelo, titolo sostituito da quello di San Michele solo nel XVII secolo. All'interno della chiesa sono conservate alcune tele del 1600, mentre sull'altare maggiore era un tempo collocata la Madonna col Bambino del Beato Angelico, esposta oggi alla Galleria degli Uffizi. Nel mosaico a vetro situato nel rosone centrale della chiesa, San Michele è ritratto mentre sconfigge il demonio.